Finalmente è giovedì. Si è data un po' più di colore che dopo risulti sempre pallida? Non lo so, lo mangia. Diventa pallida. Va bene. Allora, giovedì di videocorso. Giovedì di videocorso, ritorniamo alla saga Cucito in cucina. E quindi ricominciamo con i nostri agognati barattoli. Nel mentre immagino li avrete anche già ordinati o comunque recuperati. O noi li abbiamo promessi un mese fa. Sì, li avete già ordinati e recuperati, quindi possiamo lavorare. L'altra volta vi abbiamo fatto un barattolo super 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 facile. Era proprio adatto a tutti. Oggi alziamo un po' il tiro e facciamo una cosa un pochettino più complicata. Allora, abbiamo deciso, probabilmente tante di voi li conosceranno già perché insomma se ne sono visti un po' in tutte le saghe, solfe, modelli, marche, prototipi e tipologie. Parlo dei Jelly Roll Rug. Sono praticamente quei tappeti che poi sono stati trasformati in borse, in cestini, in tante cose. Tappeti fatti con questi salsicciotti di tessuto che si rincorrono in maniera circolare. Il Jelly Roll Rug è appunto un tappeto. Noi abbiamo pensato che fare un tappeto fosse una cosa un po' complicata e complessa, e soprattutto la cucitura circolare di questi salsicciotti richiede in effetti un pochettino più di esperienza dal punto di vista del cucito. La guardo perché sta dritta così come la sfinge, allora volevo capire, intanto la guardo per quello. Quindi insomma, volevamo partire da qualcosa di un pochettino più semplice, però comunque volevamo insegnarvi l'utilizzo di questa tecnica. Allora, per fare il barattolo ricoperto con il Jelly Roll, con la tecnica del Jelly Roll, vi faccio vedere intanto che cos'è. Allora, questo non è finito, però era uno step by step, perché noi ovviamente abbiamo tutto qua mezzo smontato per farvi vedere il montaggio del video in maniera più fluida possibile. Allora, il Jelly Roll è questo, la tecnica è questa qua. Praticamente il barattolo viene rivestito con tutta una serie di salamelle, di salsicciotti. In realtà bisognerebbe lavorare in maniera circolare. Noi abbiamo deciso che fosse troppo complicato e quindi prepareremo delle strisce rettangolari che poi andremo a chiudere sul barattolo. Però ci piaceva l'idea. Che cosa vi serve sostanzialmente per fare questo progetto? I vostri barattoli, ovviamente, del tessuto di cotone, non deve essere elasticizzato, quindi qua parliamo proprio di cotone tipo cotone americano, tessuto di cotone fermo, e un'imbottitura di cotone che si chiama katadin, che è questa qua. È già tagliata in questa striscia da 2 pollici e un quarto, 2 pollici e un quarto, perché sono materiali da patchwork e come sapete i materiali da patchwork hanno tutti una base di partenza d'origine americana, quindi anche se sono prodotti in diverse parti del mondo si rifanno tutti all'utilizzo di quello che sono le tecniche e le strumentazioni del patchwork americano, quindi in pollici. I 2 pollici e un quarto corrispondono indicativamente a un'altezza di 5 centimetri e mezzo. Sì. Ok, non è importanza, nel senso, per farlo serve per forza il katadin, quindi se non avete in casa il katadin, sul nostro sito lo troverete in acquisto in 2 formati. Noi abbiamo scelto di mettere in vendita non la bobinona da 50 yard, che è enorme, ma o quella da 25 yard, che vi permette di realizzare circa 5-6 barattoli, oppure il rotolino più piccolo, che è da 5 yard, quindi 5 barattoli con quella da 25, o il rotolino più piccolo, che è quello da 5 yard, che vi permette di realizzare un barattolo. Quindi poi se andate a vedere sul sito abbiamo aggiunto anche questo nelle imbottiture, quindi nella sezione accessori, si chiama katadin. Allora, perché vi dicevo che non è necessario avere la strumentazione per tagliare in inch, cioè in pollici? Se ce l'avete, voi dovete tagliare delle strisce di tessuto alte 2 pollici e un quarto, ok? Se non ce l'avete, è molto semplice, prendete il vostro katadin,
lo mettete sopra il tessuto e lo tagliate della stessa altezza del vostro, della vostra imbottitura, e abbiamo già risolto il problema dei pollici o dei centimetri. Ovviamente, perché prendete la misura del barattolo. Sì, sì, questo glielo dico. Esatto. Perché l'altezza che a noi serve è quella dell'imbottitura, quindi il tessuto avrà la stessa altezza. Che cosa dobbiamo fare prima di partire? Prendere il vostro barattolo e misurarne la circonferenza, ok? Misurata la circonferenza, voi avrete la misura della lunghezza della vostra striscia di tessuto e del corrispondente nell'imbottitura di Katadin. Non dovrete tagliarla esattamente lunga come la vostra circonferenza, ma dovrete sempre aggiungere 2 centimetri. Perciò se è 40, tagliate 42. Ok? Quindi, la circonferenza del barattolo numero 1. La misura della circonferenza del barattolo più 2 centimetri vi dà la misura delle strisce di tessuto e di Katadin che dovrete tagliare. Quante? Quante ne volete voi? Allora, noi abbiamo ricoperto il barattolo nella sua interezza, ma il mio barattolo era alta una spanna. Se ce l'avete piccolino ne serviranno meno, cioè questa è una misura che andrete a crearvi voi man mano che costruirete la vostra striscia. Che cosa dobbiamo fare? Indicativamente considerate che una volta rigirato il nostro salsicciotto misurerà all'incirca 1,6 cm, 1,5 cm. Questo ad esempio è un barattolo da 16 cm e io ho messo 10 striscette. Quindi misurate l'altezza del vostro barattolo, dividetelo più o meno per 1,6 cm e sapete già quante strisce di tessuto dovete tagliare. Spero di essere stata chiara con tutta questa matematica, se non fosse chiaro poi vi aggiungo uno schema a parte. Per farvi vedere che sotto c'è sempre l'imbottitura, abbiamo tagliato la striscia di tessuto un peletto più piccola rispetto al Katadin. Questo è solamente per farvi vedere che c'è l'imbottitura e come si comporta. Voi tagliatela della stessa misura del Katadin, così siamo sicuri che riesce bene. Che cosa dovrete fare? Dovrete rigirare la vostra strisciolina doppiata, ok, dalla parte dell'imbottitura, e con l'aiuto del ferro da stiro creare questa sorta di piega. Cosa andremo a fare? Praticamente ripieghiamo verso l'interno i due lembi del nostro materiale più o meno a metà, ok? E li fermiamo con il ferro da stiro. Tranquilli, questo materiale non contiene nessun tipo di colla, quindi non andrete ad appiccicare il ferro attorno a niente. Io stiro sempre sul tavolo di legno perché mi piace, ma voi usate il piano da stiro, mi raccomando. Non andate a rovinare i tavoli di casa. Allora, li stiriamo, ok? Vedete che lo regolo leggermente con le dita, praticamente lo ripiego nel mezzo. Questo è il risultato. Fatta questa primissima operazione, quando ancora abbastanza caldino così tiene la piega, lo ripiegate di nuovo su se stesso e lo fermate con le clip. Creiamo una sorta di piccola salsiccia. Mi raccomando, non fatelo con imbottiture differenti dal Katadin perché sono tutte molto spesse e dopo fate fatica sia a sagomarle che soprattutto a cucirle sotto macchina. Ottenuto questo risultato, preparate le vostre striscette, le potete fare anche prima tutte o solo una parte, dipende da quante pinze avete a disposizione, le andremo a cucire. Come? Le mettiamo sotto macchina e le cuciamo con una cuciturina dritta a bordo. Quindi vi consiglio, se ce l'avete eventualmente, di utilizzare la funzione dello sposta ago tutto a destra, in modo tale che, mantenendo la cucitura a filo piedino, possiate allo stesso tempo utilizzare la cucitura il più distante possibile dal centro della cucitura stessa, quindi il più possibile a destra. Se avete la guida
per tenere il tessuto, quella che abbiamo utilizzato nei video precedenti, montatela sul piedino, perché visto che qua c'è tanto spessore, vi aiuta ad andare dritto e a stare in linea con il vostro materiale. Allora, come vi dicevo, abbiamo montato la guida, la vedete, e abbiamo spostato l'ago tutto a destra. La guida e l'ago spostato fanno sì che andremo a cucire il più possibile a bordo senza grossa difficoltà. Il materiale è molto morbido, quindi lo cucite tranquillamente. Il nostro magico spillone, che è quello che usiamo di solito per fare gli occhi, vi aiuta anche in questo caso a tenere abbassato il tessuto, e in questo modo potete non andarci proprio sotto con le dita e a mandare dentro il disavanzo. Vedete come fa la Laura? Lo infila sotto, tac, e lo appoggia giù. Avete preparato tutte le vostre salamelle? Perfetto! Adesso che avete tutti i vostri salsicciottini pronti, andate a mettere la macchina con il punto zigzag. Un po' lunghino. Allargato, quindi un pochettino più lungo e un pochettino più largo. Una roba giusta, non deve essere una cosa esagerata. Noi sulla Bernina l'abbiamo messo a 3,5 ad esempio. Vedete voi, insomma, non enorme, ma nemmeno uno zigzag fitto fitto. Una cosa giusta. Allora, partiamo con due striscioline per farvi vedere come si uniscono assieme. Appoggio le due salsicce. E due salsicce bruttissime. Insomma, i nostri due rotolini. Sì, i salsicciotti. I salsiccini. Tiro giù il piedino e li accosto al... Aspetta che c'è un filo. Sono praticamente sormontati appena, solamente appena. Sulla cucitura, sì. Cioè appena sormontati. Poi guardo e vengono cuciti assieme. Se mi piace il mio zigzag lo tengo. Molto bene. Vengono cuciti assieme con la cucitura zigzag praticamente. Fate una prima prova. La cucitura dovrà pizzicare parte di entrambi i tessuti, perché li unirà praticamente la cucitura appena zigzag. Appena. Ok? Una volta cucito, la nostra strisciolina avrà quindi un'unica cucitura nel mezzo, che è questo zigzag, non so se si vede, sì, che va ad unire entrambe le striscette. Come procediamo? Adesso andiamo ad aggiungere la seconda striscia di cotone, quindi se volete fare una sequenza di colore, noi abbiamo sequenziato proprio il pezzo, e li dovete mettere in fila con una sorta di logica, altrimenti li potete anche aggiungere in maniera casuale. Praticamente riappoggiamo su questa la seconda striscia e procediamo nello stesso modo, sì, è molto fino ad facile. Averle montate tutte e 10. Ricordatevi di metterle pari non solo nel momento in cui andate a cucirle, ma anche all'inizio e alla fine della cucitura. Ci siete? Li avete cuciti tutti? Io non sono riuscita a fermare la Laura e quindi anziché farne 10 ne ho attaccati 12. Non sono arrivata in tempo, scusate. Quindi il nostro barattolo sarà completamente coperto. Adesso però cosa succede? Che da una parte e dall'altra si vedrà il katadin, cioè l'imbottitura. Allora cosa andiamo a fare? Andiamo a preparare il famoso binding. Cosa serve per fare il binding? In questo caso dovrete tagliare una striscetta di tessuto di cotone senza katadin, solo il cotone, alta 6 cm. La lunghezza della vostra striscia non posso darvela, perché in realtà deve essere lunga come la vostra ricopertura del barattolo più 3 cm, 1,5 per parte, ok? Perché quell'1,5 lo andremo a ripiegare dentro il lavoro per tenerlo fermo e pulito. Cosa dovrete fare? Dovrete tagliare le vostre striscette, le mie sono queste qua, le ripiegate a metà e le stirate nella lunghezza. Quindi praticamente le diminuiamo della metà e le stiriamo. Poi andiamo a fare questa cosa. Faccio vedere con l'altra camera che si fa meglio. Dicevamo, ne andiamo a ripiegare un bel centimetro abbondante e lo stiriamo. Questo centimetro abbondante che abbiamo piegato lo ripieghiamo a metà ancora e ripetiamo la stiratura che abbiamo fatto prima. In questo modo l'inizio sarà completamente pulito, ok? Il fondo non lo ripieghiamo per il momento. Come partiamo? Col nostro pezzettino ripiegato, se dovete fare cucito a macchina e
cucito a mano, andrete a posizionare il vostro pezzettino di stoffa in corrispondenza del margine superiore con la vostra ripiegatura, ok? A filo del laterale, vedete che in fondo sborda un pochino, è quello che dovremo ripiegare poi alla fine, a filo del laterale sulla parte dritta del vostro lavoro. Quindi io qua adesso metterò degli spilli, metterò degli spilli e andrò a fare una cucitura a piedino in questo lato. Prima di arrivare a cucire tutta quanta la striscia, questa parte la dovrò leggermente aprire, far rientrare dentro in questo modo e richiudere. Ok? E la andiamo a cucire tutta quanta a piedino sulla parte dritta. Se invece decideste di farlo tutto quanto a macchina, andrete a fare la stessa identica cosa che ho appena fatto, ma lo farete prima sul rovescio. Quindi ripiegato in alto, ripiegato in basso a misura, fermato con i nostri spilli, come abbiamo fatto prima, però questa volta lo faremo sulla parte a rovescio. Perché la cucitura al dritto l'andremo a fare, quindi la cucitura più bella verrà fatta al dritto. Facciamo sia uno che l'altro. Abbiamo cucito quello a macchina, quindi macchina davanti e dietro. Dietro è stato cucito a macchina, ok? Adesso lo rivoltiamo sul davanti. Poi togliamo i fili. Sì, lo fermiamo con le clip, così sta bello fermino, non va in giro. E copro la mia cucitura. Sì. Che cosa dovrò stare attenta a fare? Nel momento in cui vado a ripiegare, devo stare attenta che la mia ripiegatura diventi un peletto più avanti della cucitura che ho fatto prima. Appena appena. Appena un attimo. Poi stavolta vado a cucirlo a bordo. Primo binding cucito. In questo caso è cucito sia davanti che dietro, dopo andremo a togliere i fili. E l'abbiamo cucito sia davanti che dietro con la macchina da cucire. Quindi siamo partiti cucendo per primo il lato, diciamo così, del rovescio e poi abbiamo rigirato il binding sul davanti e abbiamo cucito il lato davanti. Si chiama ribattitura. Ribattitura al dritto. E se dovete fare dei lavori, fra virgolette, un pochino più spediti, questa è un'ottima tecnica. Adesso invece andiamo a lavorare di fino e quindi andiamo a mettere il binding, questa volta quello cucito con la macchina e a mano. La prima parte la andremo a cucire direttamente sul dritto, perché sarà la parte più pulita del lavoro. Faremo la stessa identica cosa, quindi ripiegheremo l'angolino, lo appoggeremo piegato a metà sulla parte dritta questa volta del lavoro e andremo a cucirlo a piedino come prima. Cucitura dritta a piedino. Avanti indietro e chiuso. A questo punto lo giro e farò un sottopunto sul rovescio. Sul rovescio. Metterò le mie clip per fermare il tutto. Sì. Fermiamo il lavoro con le clip, infiliamo l'ago con il filo della macchina da cucire. Sì. Allora, infilato l'ago con un filo semplice o doppio? Semplice. Semplice. Mandiamo dentro il nostro nodino. Facciamo due passaggi per fermare bene l'inizio. Sì, possiamo anche mandare ben dentro e chiuderlo, e volendo. Chiuderlo, che così è fatto. È chiuso, non si vede. Perché avremo da riprenderlo dopo, se no. Perciò mettiamo dentro. E viene tutto finito. Così. Il punto invisibile o il sottopunto. Si punta, prende poco tessuto, così. Poi si torna indietro, appena indietro dal mio punto che avevo fatto prima.
In questo modo il punto risulterà dritto e non si vede. Se io invece vado a fare un punto obliquo, così il mio punto si vedrebbe. E ovviamente dovranno prendere poco tessuto volta, perché sennò si vede la pinzatura. Esatto. Quindi esco avanti, sì, ritorno indietro un millimetro, neanche appena dietro da dove sono uscita. Questo si chiama punto invisibile. Punto invisibile è il punto dell'orlo dei pantaloni, per capirci. Sì. Abbiamo deciso di decorare il nostro barattolo con una semplice mela, quindi A di Apple. E lavoriamo sempre di termoadesiva e lavoriamo sempre con il nostro fluffy sponge. Anche in questo caso andremo a ricalcare le lettere e le parti componenti il nostro disegno con la carta termoadesiva. Le ricalchiamo sempre a matita sul contorno disegnato. Lo faremo per la A, le due parti componenti la mela. La foglia e il picciolo. La carta termoadesiva che sto utilizzando è la carta termoadesiva di incollaggio pesante. Una volta disegnati, li andiamo a ritagliare lasciando un contorno di un paio di millimetri dal disegno. Ok? Stiriamo ora tutti i pezzettini di carta sul rovescio dei tessuti che abbiamo scelto per fare l'applicazione. Quindi il picciolo io lo farò marrone, la foglia ovviamente sarà verde, un panna per l'interno, cioè la polpa della nostra fetta di mela. Una volta stirata tutte le parti, come sempre, le andremo a ritagliare. Questa volta il taglio sarà esattamente sul contorno a matita. Comporre la figura, anche in questo caso, utilizzeremo la nostra fantastica carta da forno. Appoggeremo la carta da forno sul disegno completo e, partendo dalla lettera A, andremo ad incollare sopra la A tutte le parti che compongono la mela. Quindi, prima di tutto posizioniamo la nostra lettera A. Poi metteremo la parte più rossa della mela. Ormai in questa tecnica sarete tutti esperti perché ne abbiamo fatti un milione. Per fermare le due utilizzo il ferro da stiro. Poi aggiungerò il picciolo. Ovviamente a ogni parte dovrò togliere prima la carta dietro, altrimenti non si incollano. Questo non serve. Il picciolo. Sulla carta da forno non si incollano i pezzi, perciò si incolleranno tra di loro, ma non si incolleranno mai sulla carta da forno. Mettiamo la parte centrale. Ovviamente la vostra carta da forno ha una durata. Non pensate di utilizzare la stessa carta da forno infinite volte, perché pian piano, ogni volta che andremo a fare un lavoro, si porterà via una parte di quella piccola pellicola di oleosa che ha la carta stessa, quindi pian pianino ovviamente perderà la sua funzione. Andiamo a mettere la nostra fogliolina. Eccola qua la nostra mela. Stirata, la possiamo staccare tutta quanta insieme e riportare sul pezzo di fluffy sponge. Posizioniamo quindi la nostra applicazioncina tutta quanta sopra al fluffy sponge e poi la andiamo a stirare. Se avete in casa un pezzettino di alcantara con la stessa sagoma della foglia, potete ritagliarne un'altra di alcantara e appoggiarcela sopra per dare tridimensionalità.
Questa la potete poi cucire con una cuciturina a macchina. Prima però ritagliamo la nostra sagoma. Praticamente la andiamo a tagliare a un paio di millimetri, un millimetro più o meno, dal contorno del tessuto. Vedete che la fogliolina è stata sormontata da un'altra in alcantare. Carino, gli dà un po' l'effetto tridimensionale. Adesso per finire il nostro lavoro andiamo a creare, come avevamo fatto per l'altro barattolo, un contorno con il rapido usa e getta per dargli un pochino di tridimensionalità. Possiamo anche aggiungere due semini. Che poi andremo a colorare. Io ho usato un tessuto molto operato, quindi il mio nero non diventerà completamente nero, magari dopo lo ripasso con l'acrilico. Se usate un tessuto proprio completamente panna si vedrà meglio. Ci mettiamo anche un piccolo sghiribizzo nel mezzo, così me lo divide visualmente. Poi faccio l'interno come se fosse trapuntato. E andiamo a farlo anche attorno alla nostra mela. Fatto, la nostra tortina è finita. Allora, come dicevamo, via un attimo il barattolo. Come dicevamo, il binding è stato cucito da un lato tutto a macchina, quindi vedremo la cucitura a macchina sia sul dritto che sul rovescio, e da un lato invece è stato solo cucito sul davanti e quindi riportato e cucito sul dietro a mano con il sottopunto. Io preferisco di gran lunga questa parte, la parte più classica, rimane secondo me molto più pulito, anche perché in questo caso qui vedrete sempre questa cucitura. Cosa andremo a fare in questo momento? Andrete a chiudere il vostro barattolo sovrapponendo ovviamente i due lembi che saranno, se avete fatto bene il lavoro, superiori da uno dall'altro di 2 centimetri. Per la chiusura potete scegliere tra un'asolina e un bottone, mettere lo strap, cioè il velcro, gli automatici, lì libera scelta a quello che volete fare. Io per ora lo fermo solo un attimo con uno spillo per farvi vedere come finire la decorazione del barattolo. La nostra tag di decorazione è qua ed è finita, può essere attaccata con un punto di colla al centro e quindi lasciarla così un po' volante, oppure incollata completamente e quindi fatta aderire al supporto. Mantiene comunque la tridimensionalità. A me il barattolo piace anche così, è proprio così semplice. Anche in questo caso potrebbe essere un bellissimo regalo per un'amica, dentro gli ingredienti della ricetta di una torta di mele, ecco, potrebbe essere carino. Oppure potete anche in questo caso decorarlo con la vostra tortina, magari con sopra una fettina di mela. Non sapete come si fa? Interessante questa cosa. Va bene, se fate le brave ve lo faccio vedere.